Allora, amici rossoneri, eh, ho appena visto, finito di vedere City-Inter e eh, devo fare i complimenti all'Inter perché ha tenuto testa alla grande al Manchester City, anche in casa, quindi un City in casa che non è riuscito a portare a casa la vittoria e una, un Inter che è eh, sempre compatta, sempre con le idee solite che funzionano, una difesa ermetica Certo qualche buona parata di eh, Sommer, poi vabbè alla fine si, si deve dire anche che Gundogan sembrava avesse la testa quadrata eh, perché due colpi di testa uno peggio dell'altro, uno centrale e l'altro sopra la traversa. Però nel contesto, nel, mm, nel contesto sì io dico che l'Inter eh, andrà avanti, credo che andrà avanti perché non tanto perché è più forte sulla carta ma perché ha un sistema di gioco e una compattezza soprattutto nelle retrovie che, che è eccezionale, che è eccezionale, devo dargliene atto. Sto rosicando ovviamente perché avrei preferito che con la testa quadrata di Gundogan alla fine l'avesse messa dentro, ma eh, così non è andato. Aggiungo che domenica c'è il derby, ragazzi, domenica c'è il derby e eh, se al fatto che l'Inter sia così compatta, così concreta, così eh, rodata, aggiungiamo che noi, che noi faremo una partita come quella che abbiamo fatto contro il Liverpool, eh, io direi di non presentarci neanche perché sicuramente non faremo neanche un tiro in porta. Quello che faremo, secondo me, sarà una grande figura di, di cacca. Poi il derby, come si dice a sé, eh, la pallone il pallone rotondo, insomma, tutte queste belle cose che fanno sempre sperare. Ovviamente io ti farò sempre con tutte le mie forze il Milan ma dopo aver visto il Milan contro il Liverpool dopo aver visto l'Inter contro il City eh, le speranze di poter acciuffare un risultato positivo contro l'Inter sono veramente veramente poche e, e la cosa mi, mi disturba eh, non, non poter più insomma alla vigilia o comunque a pochi giorni da un derby mh, non è bello non avere neanche la speranza di poter fare un buon risultato. Poi ripeto, eh, la palla è rotonda, tutte queste belle cose che si dicono. Eh, però, ragazzi, niente, è un'altra cosa, un cosa: è un altro tipo di gioco. Eh, Inzaghi sa eh, come motivare, sa come eh, mettere in campo i giocatori, e questo è quello che, che sostanzialmente, sostanzialmente manca a noi. Quindi non so, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Ovviamente, forza Milan. Domenica sera sarò in live a fare la telecronaca. Spero di non ingoiare bocconi amari. Ma anche dopo questa sera, vedere che l'Inter strappa un punto in casa del City non mi dà nessuna buona speranza per, per domenica sera. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate. E ci vediamo sul canale. Del Luca Già, è tutto. Sempre forza Milan, ragazzi.